Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Io sono sempre Glacial Sphere e sto giocando questo videogioco appunto dei Guardiani della Galassia Io in sarei Blind Run coraggioso, mi sono insieme a bagnato un voi. po'. Capirai? E per adesso mi sta piacendo davvero No, il tanto. problema con l'acqua è stupido, lo so. E odio i Kree, perché è colpa loro. Cambiamo Siamo arrivati qui discorso. alla base di questa caverna nebbiosa per riuscire a curare Drax che si era fatto abbindolare ormai dalla promessa della matriarca. In questo gameplay vedremo un po' cosa si riesce a fare. Cerco di mantenere tutti i gameplay circa su una lunghezza di 40 minuti. Poi certo alcune volte sgarro, sono di I più, altre mostri volte di di nebbia sono meno. finalmente Però più o finiti? meno Credo che quello dipenda da cosa intendi. cerco di tenerli in quel modo. Ci saranno altri mostri che usciranno dalla nebbia per ucciderci? Quello dipende da cosa intendi. Eccoci! Casa della luce benefica, sorgente Eccola. della cura, origine del potere di Raker. È un bozzolo? L'ho detto che ci avrebbe dato in pasto a un... Vediamo cosa c'è qui, magari dei collezionabili, non vedo, non Una credo. roba simile. Ti rendi conto che è strano, sì? Oh, ed è solo l'inizio. Ma chi? Oh, che schifo. Ditemi che Drax sarà l'unico a entrare in quell'inquietante sacca di uova. Allora il pastore ha trovato un nuovo gregge. Lui è Warlock, Adam Warlock. Stupidi seguaci! Pensa in fretta, cervellone! Ma che? Non avete idea della gravità di questa violazione! Riuscirete a placare un dio! Preparati per l'oblio, intruso! Oh, ma è questo! Ok, Biaco Verde, tocca a te. Ti ho trovato! Razza di empie creature sono. Semplici brutti ciffi da quella tua zucca vuota. Tutto ok, ragazzi, è lui, Aaron Wardrop. No, era Aiden Homework, Ashley Wardrop. Adam Warlock? Esatto, il tizio di vino dorato. Aspettate. Quindi il vecchio divino coso di Raker sarebbe lui? Sembra in salute per essere morto. Non vi ha mandato quel pastore moralista? Noi? Con Raker? Neanche per sogno. Vogliamo fargli chiudere baracca. Visto, amici? Ok, ragazzone, andiamo. Coraggio! Quelle in cui siamo morti sono già cadute. Ottimo. Quindi ci ha spoilerato che non possiamo morire. Raker ha fatto impazzire, beh, quasi mezza galassia, incluso il nostro amico. E ti ha sostituito con una nuova modella azzurra più giovane. Allora, puoi aiutarci? Mantis crede che tu possa curare Drax. La cura miracolosa è velatamente maligna, una follia che ho giurato di non ripetere. Ah, qualcuno può tradurre? Ha detto no. Quello che posso offrirvi è la sicurezza dell'isolamento. Non questa volta, splendore. I pezzi vanno rimessi insieme. Dobbiamo avvicinarvi il più possibile al puzzle. E sarebbe a dire? Qui dentro, naturalmente. Oh, aspetta, possiamo parlare? Ma che mazzo! Sembra l'inizio di Odissea nello spazio. Benvenuto nel piano astrale, Russa Lord. Ci hai teletrasportato? Oh no, Che siete tutti figata! seduti comodi comodi, ho solo unito le vostre menti.
Cos'hai unito? Non ho acconsentito a questo, Sol Cappiani. Non è una tipa da permessi, è più da sono quasi certa qui e destino della galassia là. Non ti offendere, divino dorato. Il disastro nasce dalle tue mani dorate. Questo cosa vorrebbe dire? Credevo ci avrebbe dato la cura per Drax. Cura e causa coesistono. Ragazzi? Ma è Drax? Io sono Groot. Quindi sì, vero. Si va nella testa dei Drax, letteralmente. Diego Verde è lì da qualche parte. Trovatelo e convincetelo a tornare alla realtà. Mantis, fammi capire, dobbiamo andare verso la luce abbagliante. Credo che sì. Raggiungete il cuore della promessa di Drax. Non sono mai stata così in profondità. Aspetta, se non l'hai mai vista, vuol dire che non accadrà mai. Spero di no. Andate avanti. Se perdiamo il contatto, ascoltate Amy Winsor. Ce l'ha con te. Chiaramente. Ok, oh. Siamo nella mente di Drax. È la promessa di Drax. La mia era meno deprimente. È solo la soglia. Il poveretto era bloccato qui. Dove rimaneva la perdita della famiglia. Paura e dolore hanno reso preda il vostro amico. Cosa dici al riguardo, riccioli d'oro? Più di quanto voglia. Ma cosa mi dice che dobbiamo restare qui? Ma guardalo là, c'è qualcuno. Ecco Mister Muscolo. È stato facile. È solo un'ombra, me lo sento. Una parte del povero verdolino scaverà. Quello lo avete sentito anche voi, vero? Thanos. Sta scappando! Seguilo, Starbuck! Non c'è posto in questa parte! Drax! Vai! Cerchiamo di atterrare sul Morbid! Oh, Thanos! Thanos! Non ti aspettavi una riunione di famiglia? Boss fight? E Gamora? Sarà molto divertente. Mega abilità sbloccata, Raffuca a 5 canne. Superare la sua inveterata paura dell'acqua ha liberato Rocket da qualsiasi vincolo. Ora può ricorrere con gioia al suo intero arsenale per scatenare sui nemici una pioggia di proiettili, missili e attacchi di vario tipo. Infligge danni imponenti nella zona attorno al bersaglio. Cozio, guarda che figata! Spero con tutto il cuore. Vai Rocket, tutto tuo! Rocket, nuclearizza! Brutto, tienilo fermo. Gamora, fanno un sacco male. Anche tu. Mi chiedo, abbiamo disintegrato Thanos. Cioè, non vorrei dire, però. Sei così forte. Qualcosa non quadra. Stai sottovalutando le regole del regno. Ah, ecco. Ma che. Ok, è qualcosa di nuovo? E ora vento. Se fossero stati due lo ricorderei. Due mostri, due bersagli da far fuori. La fortuna favorisce okay. I falliti. E questo come dovrebbe aiutarci? Non prende danno. Ehi Pepita, che ne diresti di darci una mano? Fronteggi il fantasma. Un'aerea forma. Futile faida. Ha detto no. Sì, l'avevo capito. Gamora, sono tutti tuoi. Rocket, vai con la bomba. Questo fatto, saremo sopraffatti. Sembra che sia immortale. Se chiediamo a Drax, ci direbbe che lo è. Groot. Sono rinunciato. Non può andare avanti così, vero? E noi? Arriva! Non me lo faccio ripetere due volte! Ma devo fare qualcosa a Drax? Sta pattugliando qualcosa! Aia! Non saprei! Che altro dovremmo fare? Adunata! Iniziamo così, poi devo capire cosa fare perché è un casino qua. Però non abbiamo nemmeno Drax.
Hai visto che faccia fanno quando mi vedono piombargli addosso con la spada? Oppure quando si rendono conto che Groot li ha legati come salami. È vero, non l'avrei mai detto, ma combattere con voi è un vero spasso. Non parlarmi di probabilità, i guardiani si rendono, concentratevi e continuate a divertirvi, vai. Ehi, sì, là fuori è tutto frizzante e spumeggiante. Li crivelliamo di colpi spassandocela alla grande. Ma dobbiamo restare concentrati. Se questi pensieri deliranti prendono il sopravvento, siamo fregati. Chi è con me? Bel colpo, Peter! Bel dispacchio! È l'occasione perfetta per me. Vai. Vagli a pezzi, Gamora! E adesso, Peter Quill! Groot! Ok. Bomba! E anche non Peter! Non farmi cogliere di sorpresa! Non ha preso nessuno, vero? Che schifo, Peter! Gamora, sfilettali! Vai! E mo pure io stavolta. Dentro di te! Qui dentro, vai! Ora! Oh sì! Ho fatto parecchi danni, eh! Se non altro è letto! Non riesce a colpirmi! Basta andare a segno una volta! Questa sarà davvero una pessima sconfitta per noi. Sconfitta certa! E questo come dovrebbe aiutarci! Ma infatti, ma cosa dovremmo fare? Non può andare avanti così, vero? E noi? Dobbiamo proprio chiuderla qui! Esiste! Libera Rocket. Abbandonate le ossessioni! Ma tu da che parte stai? No, ho sbagliato, non volevo fare questa abilità. Dobbiamo distruggere tutte queste cose? E distruggete questa qua di sono, su dove c'è Warlock qua. Liberare i Rocket. Groot, ostacolo! Ma questa è una sconfitta certa! Chiave malvute, sta farfugliando qualcosa! Poi non prendono danno, cioè io boh. Ok, forse non è così facile come pensavo! No, è facile! Continuiamo a sparare! Questo muore oppure si divide? Niente, si divide. Well! Muovi quelle chiappe e aiuta Groot! Arrivo. La fortuna favorisce i falliti e questo come dovrebbe aiutarci? Groot ti ringrazia. E beh, ti ringrazio anch'io. Ma come si fa? Io non capisco. Davvero non capisco, non capisco come si possa fare questa parte. Promemoria. Cerca di non morire. Ok, hanno distrutto anche quella. Non distruggiamo troppo. Anche quello, va. L'unica cosa che mi viene in mente è distruggere queste cose. Non capisco. Ok. Abbiamo pure quello. Di dov'è lui? Che bisogna farsi sconfiggere. Sfigato viola. Continua a incassare tutti i nostri attacchi. Lasciali per Rocket! Falli saltare! Questa è una sconfitta certa! Dobbiamo farci sconfiggere davvero? Perché io mi sto divertendo abbastanza a continuare a legnarli. Non farti colpire! Libera Gamora! Che lei ha dei limiti! Peter! Per me è finita! Esisti! Abbandonate le ossessioni! E questo come dovrebbe aiutarci! Peter! Hanno colpito Rocket! Eh sì, sto cercando di liberarvi, ragazzi, però siete un po' delle pippe. Sesto. Ok. Vai, Groot! Agli abbandelli! Mostrami le tue radici! Ok, Rocket deve... Devo curarlo. E Rocket può usare la sua mega abilità, vai! Mentre noi possiamo fare questo. Minchia, sta facendo un botto di esperienza però, eh. Vai Rocket. La fortuna favorisce i falliti. E questo
come dovrebbe aiutarci. Guardate tutti questi Thanos che non riescono a batterci. Vieni a prenderle, sfigato mio. Occhio, potrebbe sentirmi. Rush, fermali. Questa è una sconfitta certa. E questo come dovrebbe aiutarci? Ma infatti non capisco. Sto tirando le cuoia. No, Peter, Rocket, vuoi raggiungerlo? Grazie, Quinn. Ci è mancato poco. Figurati. Devo fare. Devo distruggere anche la. Abbandonate le ossessioni. Ma tu da che parte stai? È da un po' che non faccio esplodere qualcosa. Qui! Bruttino! Non se la passa bene! Fagli male, Kamala! Fino alle ossa! Questa è una sconfitta certa! Yap e Barbuta sta pappugliando qualcosa! Oh, razzo! Ma come si fa? Boh, proviamo a fargli distruggere questa roccia qui allora. Qualcuno chiami il time out! Esiste! Però mi sa che non viene distrutta comunque. La fortuna favorisce i falliti! E questo come dovrebbe aiutarci? Sono fritto! Ok, dovrei averli liberati. Vai, vai, Gamora! Ti ringrazio. Brava. Dopo! Mugamora, vai. Rocket. Per un attimo ho temuto il peggio. E Rocket ha rotto i vai. E Groot, scordiscili. Però guarda quanta esperienza stiamo facendo, cioè è assurda sta cosa. Ma perché non vuoi? Credo che Drax abbia detto la stessa cosa. Niente, devo per forza morire io? Però mi roderebbe alquanto, Mi roderebbe alquanto morire per poi sapere che non dovevo morire. E quindi buttare via tutto questo tempo. Mi roderebbe davvero tanto. Posso usare il vento, magari? Da qualche parte? Non credo. Ok, forse non è così facile come pensavo. Con lui non lo è mai. E questo come dovrebbe aiutarci? Esisti! Non fatemi chiedere aiuto! Oh, razzo! Ma non mi liberate di me tanto facilmente! Ehi, Guri! Hai un po' di fuochi d'artificio? Ci sono! Torniamo a combattere! Qualcuno può aiutare il nostro alberello? Ma certo che sì! Arriva! Groot, amico! Quinn, giuro che... Ok, Groot è andato, però lo tiriamo su. Acqua, terra vai. Fresca ed è tutto risolto! Questa è una sconfitta certa! Yap e Barbuta sta farfugliando qualcosa! Sì, ma non ha senso quello che dice. Cioè, dobbiamo davvero farci ammazzare? A me sembra strano. Che altro dovremmo fare? La prossima volta te la cavi da solo. Questa volta non andrò verso la luce, ciccio. Abbandonate le ossessioni. E questo come dovrebbe aiutarci? Ma perché non vuoi? Boh, cioè sto facendo mi sa un botto di esperienza. Questa è una sconfitta certa. E questo come dovrebbe aiutarci? Vai. Hai bisogno di aiuto. Grazie. Sì, non infierire. Qui per questo. Boh, a questo punto mi sa che mi lascio morire, ragazzi. Cioè, stiamo andando avanti da 3 ore. Si accettano suggerimenti. Cioè, non capisco. Ah, non posso attivare il visore. Ah, okay, perché non ho poteri, ok. Così facile come pensavo. Continuiamo a sparare. Libera Groot. Muovi quelle chiappe e aiuta Groot. La fortuna favorisce i falliti. Ma difficile aiutare Groot. State pronti. Adunata pronta. Groot. La facciamo?
Vai. Boh, io non capisco però. Facciamo la dunata. Ammazziamone ancora un po', poi lasciamoci morire, ragazzi. Se non va bene così, amen. Cioè, non so cosa dirvi. Devo cercare di colpirli, ma quei bastardi continuano a provocarmi. Mi stanno facendo sembrare ridicolo, Quill. Voglio solo farli a pezzi. Abbiamo fatto due adunate nella stessa. Battaglia, eh. Quei tizi sono degli imbecilli. Cercano di distrarci, di farci perdere il ritmo. Beh, non so voi, ma io sono stufo dei loro giochetti. Ora basta! Chi è con me? Non vedo l'ora di farli a pezzi! Oh, sì. Vai, Gamora. Vai, Rocket. Abbandonate le e vai, Groot. E questo come dovrebbe aiutarci? E vai anche Peter. Che danni che abbiamo fatto. Vai, Gamora di nuovo. Vai, Rocket di nuovo. E vai, Peter di nuovo. Vai, Rook. Vai, Groot. Vai, vai. Boh, cioè, gli abbiamo fatto un danno enorme a questi tizi. La fortuna favorisce i falliti. Dai, lasciamoci morire allora. Dobbiamo magari cadere da qualche parte. Tu cosa vuoi? È tutto nella testa di Dai, ti sei buggato? Vabbè, dai, lasciamoci morire allora. Basta, mi sono stufato sinceramente. Vai. Tiratemi giù. Peter! Wow. Ok. Ehi, che succede? Ma ecco perché non riuscivo a vedere. Sopravvive l'incontro con le manifestazioni di Thanos. Ma non siamo sopravvissuti. Vabbè. Ehi, siamo vivi. Mantis, forse ce l'abbiamo fatta. Ma non vedo Drax. Mantis. L'indovina non ha influenza qui. Siamo intrusi in una terra infetta. Vuol dire che siamo nel posto giusto. Ok. Oh, beh. Aspettate un secondo però prima. Potenziamoci, dato che abbiamo fatto un bordello di esperienza. Te hai fatto tutto. Drax, manca il pugno sismico. Rocket, manca tutto. E Groot, ho fatto tutto, ok. A questo punto finiamo Drax, pugno sismico. E poi andiamo di Rocket. Granata gravitonica. Attirandone altri nella medesima posizione e raggruppandoli per un attacco successivo. Ok, buono. Per niente strategico. Ehi, guardate! Scommetto che arrivo prima io al centro. Non così in fretta! Drax, aspetta! Andiamo, andiamo. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo seguire Drax, però qua non possiamo, giusto? Esatto. Ehi, così non vale! Credo che qualcosa non voglia farci raggiungere Drax. Forse Drax non vuole farci raggiungere Drax. Eccolo di nuovo. Drax, bello, aspetta. Spento a seguire. Qua non si può andare. E qui? Mi sento, è una competizione controllata dalla controparte. Se hai un'idea migliore, dimmi pure. Oh, ammesso che riusciamo a prenderlo. E poi? Ci sto lavorando. A sinistra. Riesci a vedere? Il vostro amico è annebbiato. Non pondere le parole. Per essere una palla al... Lì, guardate. Ehi, come hai fatto a battermi? Perché sono tuo padre. Hai giocato di nuovo nel giardino di tua madre. Andavo a caccia. Di terra? No, l'ho seguito, ma era troppo veloce. Solo gli stolti corrono. Una cacciatrice aspetta e sceglie il momento. Drax. Papà, stai bene? Drax, Camaria, è ora di tornare a casa! Che razzo è quello? Sì, piccola. Tua madre aspetta. Infida su come
subito la torreggia! Direi che non siamo più in casa. Ok, si deve combattere. Orrori dell'ombra! Scovate la sorgente, io spiano la strada. Ah, non ho scansionato Thanos. Scansioniamo loro. Progenie oscura, super organismo anomalo con coscienza collettiva, tende a crescere, a creare sciami. Mantenere la distanza, il materiale risulta vulnerabile alle scariche elettrostatiche. Vai. Allora, Rocket, granata stordente. Poi Gamora. No, meglio Rook, vabbè, Gamora. E Groot, fai questo. E io faccio questo. Eh sì, con l'elettricità questi vanno giù, che è un piacere, eh. Ah, poi vengono one-shotati dai corpo a corpo. Distruggi l'origine delle ombre, ok. Distruggiamola. Via. Qua mi servirebbe un... Ma perché? Ok. Poi un rocket. Grazie. Posso distruggere con il corpo a corpo? No. Ok. Gamora, grazie. Andiamo avanti schiacciando queste cose. Ne ho schiaccicato un altro. Guarda, guarda. Qualcosa ci sta impedendo di arrivare a Drax. Quanti ne stiamo ammazzando? Facciamo così. Ok. È tutto pronto! Potete Fatto. Essere portati dentro! Non ci provare! I riempi pieno di trucioli di legno! State tutti bene? Definisci stare bene. Direi che dobbiamo capire cosa ci tiene alla larga da Drax. Ne avete visto le vestigie? La roba nera. C'era una cosa simile nella mia promessa. Siamo all'inizio. Ci siamo appena addentrati nel suo ambiente. A proposito... La moglie di Drax, Ovette, o almeno penso. Questa deve essere la casa di Drax. Entriamo. Ve la siete presa comoda voi due? Solo gli stolti corrono. Vieni, amore, ora rientriamo. Drax, bello. Le tue sono parole al vento. Calmati, ok? Ci penso io. Forza, ragazzone. So che puoi sentirmi. Perché mi perseguiti? Lo perderemo ancora. Sono io, amico. Starklord, ricordi? Ci siamo tutti. Sei più forte di questa roba. Forza, brutto idiota. Non lasciarmi solo con Quill. Io sono Groot. Drax, la cena è pronta. Quella non è Ovette. Lasciala andare. Non sai cosa mi stai chiedendo. Accidenti! Di nuovo. Distruggi l'origine delle ombre 5. Questa volta facciamolo in fretta, va. Siate rapidi. Le fauci si serrano di scatto. Non riesco a resistere. Ok, via uno. Andiamo a prendere l'altro. Facciamolo velocemente. Facciamo del nostro meglio. Ore due.
No, non è morto. Sta lavorando. Ok, adunata pronta, facciamola. Facciamola così almeno abbiamo un boost di danno e questa cosa la finiamo subito. Spettacolo, non ero così esaltata dalla guerra galattica. Meglio tenerla d'occhio, Quill. Combattuto per entrambe le parti. Io invece non devo schierarmi con nessuno per fare una strage. È che mi piace proprio la gente che esplode. Ok, ok, lo capisco. Combattere quei bastardi è una vera scarica di adrenalina. Oh sì. Ma con troppa adrenalina finisce che il cuore vi scoppia. Ed ecco la sconfitta. Stiamo concentrati e li faremo fuori come niente. Chi è con me? Andiamoci dentro! Becca! Vamos! Via tutti questi. Ok. Serve una bella rassettata. Vai. Vai. Dietro di te. Vai. Spero che uccidendoli non faremo male a fare. E vai. Sconfiggi 20 nemici con la vita rapida a 5 canne di rocket. Wow. Ah, ma lui non era una cosa da distruggere, era Warlock. Ok. Ok, qui vai di nuovo. Così. No. Così. Tap. Via. Datemi un po' di cure. Ce l'avete? Basta che sì, non vi facciate bravi. Avvicinare a me. Poi dove sono gli altri? Eccolo là. Facciamo del nostro meglio. Ma che ne so. Ok, dovremmo esserci. Oppure no. Distruggiamolo comunque un po', va, che è meglio. Vai, Gamora. Non farti venire un colpo. Mi servono proprio le mie abilità. Sto aspettando. Lascia quella che faccio una strage. E concentrati sui vermi. Faccio proprio una strage qui appena mi torna l'abilità. Se non muoio prima. Vai. Quello era l'ultimo. Boom. Eterna improvvia. Ferma questa farsa. Chiudete gli occhi. Ci mancano solo altre due punte abilità e abbiamo sbloccato tutte le abilità dei guardiani. In mezzo a questo razzo. Quelle che possiamo sbloccare perlomeno. Non va così male. Se non altro, non vedo altre promesse. Esistiamo in echi eterni ed eterei. Il nudo nudo. Non aiuti. Ok, dividiamoci e cerchiamo una via d'uscita. Da qualche parte. Fate voi. Se crepo in un pozzo, perdo la scommessa. Era da solo in un pozzo. E se moriremo entrambi, non potrò riscuotere. Beh, almeno c'è un lato positivo. Drax! Forza, bello! So che puoi sentirmi. Non è divertente, razzo! So che ti trovi in un luogo oscuro. Davvero? Ma noi non ci arrenderemo. Guidaci nella direzione giusta. Niente, Drax non ci caga. Non lì, sembra. Guardate. Oh. Ha funzionato veramente. Andiamo. Una parte di lui è con noi, ne sono certo. Spero tu abbia preparato. Magari un pure una trappola. Occhi, Peter. Allora siamo in. Perché lo state facendo? Lasciatevi in pace. Tu fidati di noi, Drax. Vogliamo aiutarti. Distruggendo la mia casa? Ma quanta beata ignoranza. Quale ignobile causa. Calma, Shakespeare. Ci pensiamo noi. E dai. Non vorrei restare in questa specie di buco. Affronterei gli abissi di Sartut per la mia famiglia. Drax, tesoro, è ora di cena.
capisco, sai. Sembrano molto speciali. Sono l'unica cosa che conta. La mia Ovette. La compagna più intrepida mai conosciuta. Mi donava pace anche quando infuriava la guerra. E Camaria. La mia piccola Camaria aveva ereditato il meglio. A dispetto delle dimensioni. Erano così. Erano. Erano. Peter Quill. Se sono davvero scomparse, cosa sto vedendo? Non lo so. Ma non è reale. E non ti fa bene. È una perversione. Nata dalla disperazione. Senza. Non resterà niente. Non voglio rimanere da solo. Ehi, non sei solo. Siamo qui per te. Tutti abbiamo perso qualcuno. Ma poi passa. Se ti circondi delle persone giuste. Io sono Groot. Groot dice cose sdolcinate. Fai finta che le dica anch'io. Noi siamo una squadra. Papà, va tutto bene? Vieni con noi, Drax. Non è lei. Fa male, papà. Parlaci, amore. Ricorderò il tempo insieme, senza odiare ciò che abbiamo perso. Vi amerò e vi onorerò per sempre. Stai, bestione? Tutto ok? Sono rinsavito grazie a tutti voi. Vi chiedo scusa per la mia mancanza di giudizio. Ehi, non ci devi niente. Nessuno qui è perfetto. Siamo fatti così. Che cosa ricordi? Ogni menzogna che accettavo addensava l'oscurità. Più tempo passavo con la mia famiglia, più mi convincevo di non poterle lasciare. Peter Quill... Tua figlia è in pericolo. Se soffre come ho sofferto io, l'oscurità potrebbe consumarla. Non se posso impedirlo. Dobbiamo agire con astuzia. Ci divide un esercito di convertiti. È anche pieno di quei cosi neri. Qualcuno vuole spiegarmi perché il capellone gli ha dato corda? Io vorrei capire perché aveva il suo aspetto. Perché sono io.
Dobbiamo andare? Obiettivo aggiornato. Segui Warlock. Vai, andiamo. A spiegarci questa storia? Il tempo è tiranno e la vostra intesa è ininfluente. Posso sparargli? Dai, fammi sparare. Bravo, Rocket. Il primo scontro non conta. Ora ci sono il palestrato e la donna insetto. Ehi, ci siamo dentro insieme. E a quanto pare sarà uno scontro difficile. Immaginate un'onnipotenza ambigua alla deriva nelle tenebre. Parlando di tenebre. Parlando di tenebre. Era una solitudine celestiale. Un potere senza proposito, fino alla scoperta di Reiker. La sua ciurma era convalescente, piagata da una peste a cui ho dato serenamente sollievo. Una nave piena di malati si è casualmente imbattuta in un guaritore onnipotente? Eravamo guaio e guarigione, sintomo e soluzione. Hanno venerato il mio valido vaccino, definendomi un dio. Sappiamo tutti dove andrà a parare. Io non so dove andrà a parare. Qui è spaventoso! Adulato dall'ammasso di adepti, in me è germogliato un grande godimento. E dall'ombra ha usato creature carenti, prive di catarsi, fragili folli di cui cibarsi. Dall'arroganza l'appetito, la brama bestiale di nome Magus. E cosa voleva? Venerazione assoluta. L'ho sentita anch'io e non percepivo nient'altro. Adulazione, flagellazione, con sofferenza e costernazione. Te l'avevo detto che faceva paura. Era pura putredine, sezionata dai semi del mio stato. La gemma dell'anima è andata in malora e me ne sono liberato. Liberato? In che modo? Una meraviglia meccanica di Reiker ha privato il mio cranio della gemma, asportando l'angoscia ad essa avvinghiata. Tradotto, hai regalato a Reiker i tuoi poteri. Ogni suo cupo capriccio è nato quel giorno, amico mio. Spergiurò di separare scandalo e santità, che la guarigione era raggiungibile senza gravare sulle genti. Ok, ma chi è che la raggiunge? Concordo con Rocket. Reiker sapeva bene cosa stava facendo. Quel megalomane è un maestro manipolatore. Cavolo! È contagioso. Non ho colpe per i compagni caduti. L'esperimento erratico ha danneggiato entrambi. Allora come spieghi che il tuo amichetto abbia messo le mani sulla gemma e stia conquistando la galassia? Non lo so. Credo di avere la risposta. Quando ho rifiutato la mia promessa, sono stato trascinato in quella di Nicchia. C'era Corella. Voleva mostrarmi qualcosa. Peter, non puoi credere a ciò che hai visto laggiù. Era diverso. Io me ne sono accorto. Mi ha riportato alla ZQ, dove poi ho visto il Magus. L'ho visto avvinghiarsi a Nicky e... l'ho visto uccidere Corella. Ma ti ascolti? Come ha fatto a mostrartelo se è morta? È plausibile. Forse l'anima è pressata nella gemma, incatenata all'infante. È ciò che ha detto Corella, che loro tre sono tutti connessi. Ha detto che Nicky deve accettare la sua morte. Il Magus degusta il suo dolore, le manipola la mente, sfamandosi dei suoi sostenitori. Senza mai saziarsi, immagino. Ha un appetito insaziabile. Incontrastato, il Magus assorbirà tutto. Abbiamo bisogno di un signor piano. Beh, pensatelo in fretta perché si vede la luce del giorno. Il legame tra il Magus e la matriarca deve essere leso. Si sazia sfruttando chi gli offre sostegno. Quindi... Nicky è come un signore dei vampiri. Curandola libereremo gli altri. Non potevi dire così? Fase 1. Troviamo Nicky. Fase 2. Facciamole accettare la morte della madre. Fase 3. Priviamola della gemma e facciamo a pezzi quell'orribile Magus. Sembrate stranamente sicuri.
Già, questo qua è Mister Ottimismo. Fa venire il voltastomaco. Per il Magus la gemma è sia prigione che passerella. E una mente inesperta e influenzabile. La bambina potrebbe non sopravvivere alla separazione. Questo non lo permetteremo. Non perdere corda al depresso dorato, ma come troviamo la ragazza? Cosa vuoi? Oh, razzo. Cosa c'è lì, eh? La nave di Raker? Ma cosa sta... Oh, razzo. Ah, però... andare e convertirli. Beh, ci aspetta il gran finale. Capitolo 12, esattamente. Dove se non nowhere. Ora. Dove? Perché mi sembra di capire che tu non verrai. È la mia gente. Restando qualcuno si salverà. Allora restiamo con te. Andate. Mi troverete dove dovrò essere. Lo spero. Voi fidatevi. Cerca di non morire. Comincio quasi a capirti, sai? Ne dici di accomodarti, Lingotto? Così mi rendi nervoso. Ai tuoi nervi servirebbe una masticata. Che ho fatto? Ogni secondo che passa, questo piano risulta più precario. La Madonna doveva restare con noi. Lei sa cosa sta facendo. Oh, credo. Quali orridi peccati ho compiuto per meritare tal patetica congerie? Si è... preso la mia stanza? Neanche un guaito da Cosmo. Groot sta provando. Dov'è Mister Parolaio? Egli controlla le stanze di Quill. È un'audace ostentazione di autorità. Non cominciare. Di solito direi che sono fatti suoi. Ma no, devi fare qualcosa, Quill. Cerca di non farlo arrabbiare più di quanto non lo sia già. Se sarà uno scontro all'ultimo sangue, rispetterò l'esito. Nel caso le tue armi sono mie. Perfetto. Ora. Non scommetterei su Peter. L'ultima volta l'abbiamo affrontato in 5. Ha resistito a una delle mie smart bomb senza fare una piega. Lo abbiamo già affrontato? Aspetta, non te lo ricordi? Beh, lui era ricordo ancora ipnotizzato. Ricordo l'allenamento con la Madonna Celestiale in un piccolo villaggio, poi le gelide tenebre della promessa che mi divoravano l'anima fino al vostro arrivo. Sì, ti sei perso molte cose. Ok. Hey, Quill. Sembra che tu sia di ottimo umore. Ah, potenziamoci. Davvero? Ho appena avuto un'idea per potenziare i blaster. Non sto più nella pelle. Esprimi gratitudine, vai. Adesso che siamo tutti insieme, possiamo rilassarci. Voglio ringraziarti ufficialmente per ciò che hai fatto sulla Mantis. Quill, io... Ascolta, lo so che non ti piacciono le smancerie, ma... dico sul serio. Ora che so tutto quello che ti hanno fatto passare... Non solo mi fa ribollire il sangue, ma mi ha dato una prospettiva nuova. Dai, era solo una pozzanghera. Non so se avrei mai superato il trauma. Ehi, ci hai salvati tutti. È giusto che ti ringrazi. Il roditore vi ha salvati ed erano coinvolti gli scienziati? Ho molte domande da fare. Tienile da parte per la prossima volta che andiamo al bar. Perfetto. Facciamo ora, in fretta, invece usiamo il tavolo da lavoro. E potenziamoci. Non penso che riusciamo a fare tutto, esatto. Ce ne mancano sfortunatamente 40. Ecco qua. Con 40 componenti in più avremmo potuto potenziarci completamente il nostro Peter. Neanche tu riusciresti a spaccarlo.
Ok, andiamo ad avere invece il dialogo con Gamora dopo aver chiuso il frigo. Mannaggia loro. Hai chiuso lo sportello del frigo? Sì, a volte lo faccio. Credevo che la cosa desse fastidio solo a me. Credevo di essere l'unica. Ho visto l'albero che lo chiudeva. Ah, ok, Groot anche lui chiude il frigo. E possiamo avere la conversazione con la pietra della meditazione. Oh, Gamora! Ti sei messo a meditare? Io? No, ma... sono tempi difficili e sono un po'... sotto pressione. Ti capisco. Per Ala, se ti capisco. Quindi... questo come si usa? Se Rocket, sai, dovesse chiedere. Prima di tutto, non basta tenerlo in mano. Serve un posto comodo dove puoi sederti, dove puoi rilassarti restando vigile e... ascoltare il respiro. Serve pratica. Molta. Sì, è più faticoso e impegnativo di quanto non sembri. Come tutte le cose importanti. E tu come fai? È una delle prime cose che mi ha insegnato Thanos. Ma è vivendo coi preti di Pama che ho capito quanto fosse... limitato il suo concetto di meditazione. Come sei finita a vivere con i preti di Pama? Non sono esattamente il tuo genere, con la storia del pacifismo. Me li ha presentati Mantis l'anno scorso, quando dovevo guarire. Hanno utilizzato metodi inimmaginabili. Metodi? Quali? Credo si possa dire che fossi spezzata. Thanos, la guerra, l'essere un'assassina. Ero esaurita. Quando Mantis mi ha portata lì, volevo arrendermi. Cioè, io ero disperata. Senza nessuna possibilità di redenzione. Pensavo mi meritassi la morte. Ma non sei... morta. No. C'era questo... ragazzo... Akan. Quello che hai abbracciato? Akan era come me. Smarrito. Perse i genitori in un incidente. Lui era aggressivo, ribelle, l'esatto opposto di un pacifista. I preti pensarono che affrontare i problemi insieme ci avrebbe fatto bene. E fu così? All'inizio, non proprio. Era un gran rompiballe. Ma col tempo abbiamo iniziato a fidarci. Thanos mi aveva insegnato a meditare in modo funzionale, ma non in modo spirituale, così... così da poter affrontare il mio trauma. L'affetto per Akan, ecco, mi ha fatto riflettere ed elaborare. Grazie al supporto reciproco siamo stati in grado di sconfiggere i demoni. Non ce lo vedo proprio Thanos che medita. L'ho sempre immaginato come un tiranno egoista. Oh, ma lui lo era e come. Comprese però che quella pratica gli avrebbe portato molti vantaggi. La concentrazione? Concentrazione, più consapevolezza, resistenza al dolore. Ha elaborato degli esercizi, giochi divertenti per poter addestrare me e Nebula. Ma la parte peggiore è che non capimmo finché non fu troppo tardi. Che intendi? Thanos ci plagiò con la meditazione. Ci trasformò in armi ben focalizzate. Completamente indifferenti al tipo di richieste. Come uccidere? Assassinio è soltanto un sinonimo di omicidio. Come ve la siete cavata? Con l'umorismo. Battute stupide che ci inventavamo mentre... uccidevamo. Brutte erano meglio. Io pensavo che avessi solo un pessimo senso dell'umorismo. Beh, è così. Ma era un modo di sopravvivere. E insieme ci siamo riuscite. Era una specie di nuova gara solo tra me e Nebula. Su chi avrebbe fatto ridere l'altra. È davvero perverso, ma anche stranamente tenero. Sì, beh, le battute non sono certo sufficienti a far tacere la coscienza. Wow, non credevo che la meditazione fosse così intensa. O benefica? Beh, sì, anche. Dovrei fare una prova prima o poi. Ma ho un po' paura di quello che potrei scoprire. Chi lo sa? Potrebbe sorprenderti. Come è successo a me? Sì, forse. Perfetto. Abbiamo anche fatto il dialogo opzionale con Gamora.
E direi che nella prossima parte punteremo a finire il gioco. Ho le spalle dolenti. Sì, Drax ha le spalle dolenti. Sa più di quanto sembri. Hanno cosa c'entra con l'indolenzimento? Questi guardiani, davvero un sacco. C'è stata una cura sempre sulle altissima spalle, fino a casa di Pepita. per questo aspetto del gioco. Bene, e per questo video è tutto. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Sono convinto che Peter Quill convincerà l'ospite a lottare insieme a noi. È tutto. Al prossimo video. Sei ottimista. Tu sei sempre ottimista. Ottimismo no, dobbiamo collaborare. Serve qualcuno abbastanza forte da tenere a bada Raker se vogliamo un'occasione per arrivare a Nikki.